Sigrottone, lì, capito? Un altro mi ha chiesto che tipo di allenatore saresti, Bomo, perché effettivamente noi abbiamo giocato con tanti che adesso sono allenatori, tipo alcuni te li aspetti, tipo ti faccio un nome che tu magari ti ricorderai come calciatore, Stellone. Stellone era peggio di Recoba, cioè non si fermava nei cespugli a 1000 metri, si fermava proprio sottoterra, non li faceva proprio. E poi vai a vedere che come allenatore, cavolo, è bravo, impeccabile, con tutti gli errori fatti da calciatore. Ma infatti, ma siccome quando giochi hai una testa, quando fai allenatore hai completamente un'altra testa, no? Quindi cambiano tutti, no? Dopo diventano tutti malati di mente, no? Allora oggi Brocchi mi scrive: oggi ho parlato davanti a tutti gli allenatori, è stata una bella cosa. Io gli rispondo: ma basta con questi discorsi, e sono vinci le partite, sai dove te le fighi, bisogna vincere le partite, Brocco. Bisogna vincere le partite, come hai fatto quest'anno? A 2000 hai giocato il calcio migliore della C, e se stai sei primo, e se discorsi, se non vinci li porta via i venti i discorsi. Quindi ho detto: Broccolo, parla poco, No, ma continua infatti. così come hai fatto col Monza, che hai distrutto il campionato di C come non si vedeva da una vita. Ora uno mi dirà: no, la mia squadra ha vinto 7, che l'altro giorno uno mi ha scritto: no, il Palermo ha vinto la Serie B più di Benevento, di gente bacata, capito? No, 3 punti in più, è un modo di dire, no? Comunque, volevo dire una cosa. Allora, siccome mi hanno scritto, vi dico, tantissimi, per le mascherine, Vadi. lo ridico, queste sono mascherine, com'è Coco? Sono delle mascherine Sweet Ears. Copri fiato, ok? Quindi tra una settimana più o meno si potranno comprare nelle tabaccherie, ok? E in farmacia. E tutti beneficenti. Capito? Quello che noi prendiamo da questa licenza, la Sweet Is da... Anche il video. che non so cos'è, quindi non lo dico. Grande distribuzione, vedo, ci sono Ok, anche le supermercati, GDO, che sono grandi distribuzioni organizzati. distribuzione organizzata, cioè centri commerciali. Quindi centri commerciali, non lo so, me lo sta dicendo lei. Comunque, tutti i ricavati, come abbiamo fatto questa licenza, tutti i ricavati che prenderà la Sweet Is lo darà tutto in beneficenza alla Protezione Civile. Ok? Perfetto, bene. Quindi, secondo me, tra una settimana si potranno comprare in questi posti qua, ok? Oh. Se vi va, se no va benissimo lo stesso. Io ve lo dico perché D'accordissimo. è giusto dirlo, è giusto dirlo. Oh, ma un episodio di un allenatore che mi rimarrà sempre nella testa. Torino Parma, Novellino allenatore, Novellino squalificato. Arriva 4 ore prima, lo sai che quando sei squalificato devi andare solo in tribuna e basta. Arriva 4 ore prima, di nascosto, ma quelli della federazione, i federali un po' hanno il sospetto, lo vedono. Quindi noi siamo nello spogliatoio e c'era il mister che urlava in silenzio: dai, zio cantante, dobbiamo vincere, dobbiamo... Il Tomellino era tutto così. Praticamente il primo tempo lui non può vedere la partita, rimane bloccato nello spogliatoio. E sente la partita alla radiolina. Primo tempo perdevamo. Lui ci insulta tra il primo e il secondo tempo con quello che aveva sentito dal commentatore della radio. Insulti a destra e a sinistra. E poi era tutto nervoso, ci insulta tutto in silenzio. Fa: minchia, come esco qua? Come esco di qua? O lo sai dove l'abbiamo messo? Non so, tra il primo e il secondo tempo. Tutti sudati, nella cesta con i calzini Sì, che sudati. portano fuori. Novellino era sotto, così nella cena puzza di tutto. Mamma Sì. mia, oh. È uscito di là nella cesta, e manco a Lino Banfi. Abbiamo preso l'insulto dalla radiolina. Cacchio, è uscito così, non l'ha beccato, zio Cacciato. Tanto sono passati 12 anni. Questa è la scena più bella che io abbia mai visto, con un allenatore che esce tra le mutande, le calze sporche, sotterrato, tutto così. Sì, io cantante, ok, ho perso 2-0. In casa? No, a Parma, a Parma. Ah, Parma. No, delle robe assurde, assurde. E quindi alla domanda: che tipo di allenatore saresti tu? Non mi ha Un caro risposto. minchia, Nico.
Dai, che io faccio l'allenatore degli attaccanti, tutti i tagli in profondità, bam bam bada bam bam bam, tutti in profondità. No, 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 bara bam bam bam, retrocediamo con tuo bara bam bam bam. Cacchio, non mi porti ad allenare con te se alleni, oh, non tazza andare a fare così. Dico, io lo sai che ti voglio bene. Oh. Abbandonare. Bara bam bam, allora questa roba qua, bara bam, cosa vuoi dire? Bara bam, verso la porta, Nico. Sempre. No, bara bam. No, non lo, no, ma guarda, il taglio col Parma, lascia stare il taglio col Parma. Il taglio col Parma, oh, hai fatto gol, che cacchio vuoi? Oh, se tu senti la telecronaca... Sì, ma non è per merito tu che hai fatto gol. Tu hai rischiato di portare il difensore addosso. Quindi, no. Bara bam, 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 bara bam, tan, 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 non sono d'accordo. Ascolta la telecronaca, dice... Ah, devo ascoltare la telecronaca. ...grandissimo taglio di Ventola a portare via lo... Ah, cioè io ero lì... è sparito, cioè io ero lì, però la telecronaca ha detto, in telecronaca ha detto che ha portato via l'uomo. Grandissimo movimento e taglio. Nico, facciamo così, puoi venire a vedere tutte le partite che vuoi. No, 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 Bobo, rompiamo l'amicizia, se vuoi che l'amicizia... Come faccio a allenare? Io devo allenare una squadra con te che mi rendi attaccanti. Allora, oh, oh, davanti alla porta come arrivano? Poi se fanno come me... La... Però davanti alla porta... Oh, mamma. Perché ricordati, Bobo, questa, ascoltatela tutti, se vuoi che l'amicizia si mantenga, una cosa va e una cosa venga. Hai capito? Ti ricordi chi lo diceva questo, il massaggiatore dell'Under 21? Se vuoi che l'amicizia si mantenga, una cosa va, una cosa venga. E non è sempre a picchiarlo in quel posto, deve essere una roba reciproca, ma io mi vendo lottatore su sul dono. Tu hai vinto l'Europeo Under 21, vero? Cacchio che ho vinto l'Europeo Under 21, te l'ho raccontato, venisco rotto. Con Tardellone, oh. Con Tardelli. Oh. Ah, ok. Solo in 5 hanno vinto il mondiale di quell'Under 21. E io che ero la star... Tremo! Ho vinto i giochi del Mediterraneo. I famosissimi giochi del Mediterraneo. Anch'io l'ho fatti. Hai fatto? Mi sa che con la Francia, non mi so, mi sa in semifinale, botte cazzo, botte cazzotti. Eravamo in Francia, ma non puoi capire cosa. Abbiamo fermato la partita 3-4 volte di tutti i colori. Mamma che era under 23, era. Sì, era under 23. Che giocavo con Francesco, con Totti giocavo in attacco. 4 gol lui e 4 gol io ho fatto. In quel cacchio di giochi. Ma l'under 21 prima, quello che ho vinto io, ma mi chiamava Cesarone Maldini prima. Nell'under 21 di Totti, Lucarelli, Bellucci. Era buona l'Under 21. Io ho vinto l'Europeo con Cesarone. Io tu l'hai vinto prima, sì. Poi c'è stata l'annata di Totti, eliminati dalla Georgia 3-0. Abbiamo preso espulso Coco, espulso Lucarelli, abbiamo preso Botte. Pum, pum, pum. Se puoi essere eliminato dalla Georgia con quello squadrone, zio cantante. Lucarelli, Coco, espulso. Andare a giocare là in giro per l'Europa, prendevi delle fiammate. Ma chi c'era nella tua Under 21 che poi ha fatto bene? Il primo c'era Toldo in porta, c'era Pannucci, Galante, Colonnese. Che Galante, Colonnese. 71, poi c'era Maini, Scarchilli, Muzzi, Marcolin, Bonomi. Tutti bene o male hanno giocato. Erano tutti del 71, erano. 72-71. E tu quando hai fatto l'Under 21 dove giocavi? Ero in primavera a Torino io, mi ha chiamato subito Cesarone. Mamma mia, avevo esordito col Torino, avevo fatto un gol in Serie A e mi ha chiamato e io dicevo, cioè io non me l'aspettavo nemmeno, mi chiama Mondonico sul secondo, mi dicono guarda ti ha chiamato Maldini l'Under 21, io sì, anche vado e ho detto oh, ero contento di essere lì, capito, non me l'aspettavo nemmeno, vado lì, siamo a Cremona, c'è un allenamento, c'è anche Tardelli secondo, mi ricordo che faceva dei cross, lui tirava delle fiammate fuori da, perché ero nervoso, capito? Dicevo delle fiamme, dicevo ma perché calciano fuori dal campo? Perché non ero, capito? Non me l'aspettavo. E poi niente, e giochiamo il sabato titolari io e Muzzi,
Porca miseria. Madonna, nel 91-92, eh? Ma ho messo la foto l'altro giorno della formazione che me l'ha mandato Orlandini. E niente, gioco titolare io con Muzzi. Primo tempo così così, secondo tempo Muzzi dalla destra, un cross, pioveva, io in tuffo di testa, boom, 1-0. Ah, non ci credo. Ciao a tutti, 1-0, l'esordio, 1-0, gol, vittoria, ciao a tutti. E poi sei andato a Ravenna? No, poi ho fatto sempre con Cesarone, poi sono andato a Pisa 6 mesi, però ero militare, mi ero operato la caviglia, inguardabile ero a Pisa. Infatti mi è dispiaciuto quell'anno non far bene. E poi basta, poi da lì vado a Ravenna, giocando sempre nell'Under 21. Poi Ravenna Venezia, Venezia sono tornato dal mondo a Bergamo. Ecco, l'hai fatta di gavetta, io no, era meglio che la facevo. Se i stroncavano i due, fischiavano mai. Ma poi c'era anche sempre il libero, cioè il tuo marcatore uomo contro uomo. Se riuscivi, non so, una volta a andare via al tuo marcatore, arrivava il libero con la sigaretta, portavi la palla Ma era difficile, perché se tu pensi col libero, quindi 5-3-2, diciamo, no, faceva il gol. Con i due terzini, il libero, i due marcatori, molte volte quando giocavamo eravamo pure isolati, due attaccanti. Sì, no. Prendevi delle capocciate dall'inizio alla fine, no, non ce fai mai. Facevi il gol sullo calcio d'angolo di punizione, no, mischia, boom, bot, bimbra, bimba, testate, boom, cazzotti, sputi, robe. Non faccio i nomi perché non va bene, ma in B col Bari, allora, ho preso 2-3 sputacchie che ne manco l'uovo sodo qua c'avevo. Sai quando metti l'uovo al tegamino? Tante gliene ho detto, lo sai che le ho detto a questo? Non faccio i nomi, gli ho detto, Dio ti punirà. Cacchio, calcio d'angolo, neanche la vedo, mi sbatte in testa Gozio, cantante. Sì, Bari Cosenza, vabbè. E quindi, poi un'altra, uno mi ha messo, ti ricordi le creme che si mettevano ai piedi quando faceva freddo? L'occhio così ti viene. Ma porca miseria, sto lì, mi tocca, mi conosce Lance, proprio, le Jason Perry. Udite in cuore, udite nell'occhio. Oh, non vedevo più niente. Dico, memma, Pepe. Sembravo di Don Bambi con l'esorciccio. Sì, ma così era. Madre, delle robe. Meno male per noi poi, attaccanti, che poi sono venute le TV. No, ma meno male, no. Ha cominciato a giocare. Meno male sa che è inventato la zona. Se non inventavo la zona eravamo fritti, eravamo stecchiti. Sì. Facevamo 5 gol all'anno. No, non infatti. Comunque, i blocchi sui, ora perché non li fanno più, prima c'erano i blocchi sui calci d'angoli. Oh, mamma mia, gli avevi dei blocchi che ti buttavano giù tutti i denti. Ma per noi attaccanti lo facevamo a turno per uno inaspettato, quindi il difensore o per il centrocampista, però ti rodeva il culo, dici cacchio, io so già che non devo fare gol, devo fare il blocco al difensore, porco, te concentrato. Che ti mettevi avanti, delle legnate che prendevo, quelle che gli spaccavi in due. Mamma mia, ma c'ho una foto al compleanno di Moriero, c'è Simeone senza i due denti davanti a un blocco, se l'è giocato. No, se l'è giocato a un blocco, senza denti, delle botte. Ma di difensori lascia stare forti, che dici cacchio mi faccio espellere ma gliela do una, va bene, io l'ho detto già, Materazzi, e poi c'è uno che forse non ve lo ricordate che si chiamava Gabriele Cioffi, soffrivo quegli alti che ti venivano di gomito solo gomitare da dietro, Kramadoska adesso gliela... Ma guarda, in Serie B era tutto così, in Serie B erano tutti duri, forti, che ti spaccavano, poi non fischiavano, quei tempi non fischiavano mai, falli da dietro, vai. Regola del vantaggio, la famosissima regola del vantaggio. Una volta un arbitro, uno mi fa un'entrata da dietro, ma rischio di stroncarmi, gli dico io, ma è da dietro, e lui mi dice dai che ti devi fare le ossa, gli rispondo, ma questo me le spacca le ossa, che cazzo di ossa devo fare, cacchio di frase, ti devi fare le ossa. Che cazzo, mi sono partiti certi bulloni a me a fare le ossa, zio Cattani. Una roba, ragazzi. Baldini, Fox, non mi ricordate i Baldini? Mica mi ha fatto un'entrata, ma ha partito il crociato. Lo so. Dio cantante. Male. Prima era così, ragazzi. Meno male a Sacchi che ha inventato la zona e alle televisioni che sono arrivate per vedere i cazzotti di Montero a Di Biagio. Pum, parabem.
fa la mascella. Oh, che cazzo sta fa questo? No, sta cascando il coso. Le occhiali. Devo riuscire a fare una roba, vediamo se riuscivo.